Ciao a tutti ragazzi, sono Daniele Tavernini, vi do il ben ritrovato all'FCS Podcast by Turner. Come di consueto vi ricordo che potete seguire il nostro podcast seguendoci e abbonandovi su Spotify e Apple Podcast. Ma è arrivato il momento di presentarvi l'ospite che abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni. Un ben ritrovato e un grande benvenuto a Filippo Scaglia. Ciao Filippo. Ciao, ciao a tutti. Filippo, tu sei uno degli ultimi acquisti del Südtirol, arrivi dal Como, hai fatto questo passaggio un po' dal lago alle montagne. Come ti trovi? Bene, dai, adesso devo dire il cambio è stato particolare, nel senso che due stili di vita direi completamente diversi. Sono riuscito a entrare in casa da un paio di giorni con mia moglie, mia figlia e il cagnolino, quindi diciamo che per ora stiamo cercando di abituarci al nuovo stile di vita. E dai, però diciamo che mi è andata bene, non è un posto, devo dire, che per ora mi sta piacendo. So che tra l'altro te, come molti altri, avete fatto un po' di difficoltà a trovare casa a Bolzano, che è un po' impossibile. Come è andata? Niente, è andata che io speravo in realtà di trovare casa in centro per una questione di comodità, non mi dispiace abitare nei centri delle città in cui vado, per una questione che dico almeno vivo la quotidianità, certo, del centro. E però direi che trovare casa in centro a Bolzano è praticamente impossibile, o non arredati, o manca un pezzo, o arredati con solo, non so, la cucina e il bagno, quindi già in un trasferimento a gennaio è complicato, in più dover arredare anche una casa era dura, quindi alla fine abbiamo optato per stare qua vicino al centro sportivo, dove la vita è veramente diversa dalla grande città. Io sono di Torino e arrivo da Como, quindi... Sì, diciamo che ti trovi in una realtà un pochino più bucolica, un po' bravo, più rurale. Perché... Bucolico è il termine giusto. Poi adesso a fine gennaio, febbraio, mi sa che non ho beccato il periodo più ridente dell'anno per trasferirmi qua nelle colline. Però devo dire che è carino. Io ho abitato anche 5 anni a Cittadella, quindi non proprio una metropoli. Però chiaramente il paesaggio intorno qua rende il tutto... più bucolico, più suggestivo, bravo, esatto. Sei uno che ama la montagna, ti piace magari fare anche al di fuori dal, diciamo, rettangolo da gioco, qualche attività magari relativa alla montagna, trekking, camminate, sci, queste discipline? Guarda, qui io ho sciato da piccolo fino ai 14-13 anni, ho sciato facendo le gare. Come te la cavavi? Abbastanza bene. Ma cosa facevi, slalom, gigante? Ho fatto gigante, mi sono qualificato 2 volte anche al Pinocchio alle finali. Ah, però. Una volta sono venuto qua per quella di Zoldo perché alla Betone non c'era neve. E quindi mi è sempre una cosa che mi manca molto, mi piace proprio sciare, quindi un'attività che il giorno in cui smetterò probabilmente riprenderò, perché se io con mia moglie siamo appassionati e nessuno lo faccio per una questione, beh, certo, perché di rischio. No, infatti. E quindi mi piace sciare. Negli anni del Covid mi è capitato delle volte di fare dei weekend magari con le ciaspole a camminare. Beh, allora diciamo che avrei modo. Mi piace la montagna, anche d'estate mi capita di andare a fare passeggiate, bici elettriche. No, mi piace, dai. Beh, diciamo che sei capitato un po' a fagiolo, dai, per questo. No, il posto sicuramente sì, diciamo che l'ho sempre vissuto come un intermezzo vacanziero, adesso qua diventa una cosa un po' full. Full trend, alle svizzere. E con il tuo trasferimento, appunto, hai citato anche il tuo cagnolino. Come si chiama? Vuoi raccontarci? Si chiama York e sì, abbiamo trasferito con noi. Adesso è il terzo trasferimento che abbiamo fatto. Cittadella, Monza, Como e Bolzano. Ma so che York ha una storia un pochino particolare, perché so che sei andato a prendere in Sicilia. In realtà sì, l'abbiamo preso, è arrivato da Catania con la staffetta. Questo deve dare merito a mia moglie che... niente, ci teneva. Poi ha scattato l'amore, come è successo? No, si era informata, in realtà il tutto è successo poco prima di conoscermi, quindi l'ho conosciuta che York era già presente, e lei niente, aveva questa voglia di avere un cane, e niente, con altre due sue amiche hanno trovato questa cucciolata a Catania di questi cuccioli molto simili tra di loro, che venivano picchiati, diciamo una situazione di non felicissima. Non felice. Niente, i volontari l'hanno preso e niente, ah, poi con la staffetta è arrivato su, e la cosa simpatica è che avendo vissuto anche in una casa con gatti e altri animali, inizialmente aveva anche degli atteggiamenti quasi felini, nel senso che piaceva stare dietro la testa delle persone, no. Ma no, però è simpatico.
Beh, ci credo, sei un cagnolino curioso, curioso, un gatto. Assolutamente sì. No, dai, è veramente interessante. E nella tua quotidianità, ti chiedo, oltre naturalmente agli allenamenti che immagino occupino insieme alle partite gran parte del tuo tempo libero, quando hai un attimo, a cosa ti dedichi? Quali sono i tuoi hobby extracalcistici, se ne hai? Beh, adesso mi occupo di mia figlia, quindi cerco di alleviare ogni tanto mia moglie quando io magari sono via al mattino e poi arrivo dopo pranzo. Fai il bravo papà, diciamo. Cerco di aiutarla il più possibile, perché è giusto che anche lei abbia ogni tanto qualche momento, visto che comunque già il seguirmi vuol dire mettere da parte una parte, certo, di questo momento della vita, poi in futuro cioè, magari le situazioni si ribalteranno, quindi cerco di aiutarla e quindi faccio il papà. Sono un appassionato di film, in realtà. Musica e film, abbastanza. Dai, no, musica, ascolto di tutti i film. Anche lì mi dicono che sfioro quasi la pazzia, perché mi ricordo molto i film. Dai, dici allora la tua top 3 dei film preferiti, dai, se vogliamo proprio. No, dai, so fatto. Il primo che ti viene in mente è uno dei. Il primo che mi viene assolutamente, forse il film che ho visto di più nella mia vita, è Blow. Ah, bello, Blow, caspita. Consigliamo agli amici che ci stanno ascoltando, se non l'avete visto. Spero che l'abbiano visto tutti, mi auguro. Altrimenti fate i conti con Filippo. Esatto, no, mi auguro che l'abbiate visto tutti, però Blow secondo me è bello, al di là della storia, poi storia vera. Poi mi è piaciuto molto The Fighter di Christian Bale. Ah, ok, sì. Sei anche da serie TV? Sì, mi chiedo. Sì, non... sì, diciamo che sì, i film mi piacciono per assurdo di più. Per esempio, faccio un esempio, il romanzo criminale, mi è piaciuta molto la serie, mi ho trovato anche molto bello il film, perché sono appassionato anche poi di cinema in realtà italiano, cioè, guardo veramente di tutto, come la musica, ascolto più o meno... Sei poliedrico, di... diciamo. Sì, non sono uno di quelli integralisti, ascolto solo indie, allora ascolto solo indie, ascolto spazi solo... un po'... Da... Sì, assolutamente. Se ti chiedessi allora, visto che abbiamo parlato di serie TV e musica, l'ultima serie TV che hai guardato o che stai guardando attualmente... L'ultima che abbiamo visto insieme con mia moglie, ho finito The Crown, mi interessava, quindi tutto il momento, appunto, volevo vedere fino a dove sarebbe arrivato, esatto, e quanto la storia sarebbe modificata per la morte della regina, quindi certo, era un po' una curiosità, e quindi questa era l'ultima serie, perché poi appunto la bambina non abbiamo tutto questo tempo, a me adesso interesserebbe vorrei vedere Berlino. Ok, quindi non l'ho ancora visto. Posso dire, quindi tu segui anche delle tematiche anche abbastanza attuali, anche un po' impegnate, diciamo, non solo le classiche serie, magari un po' più frivole, leggere. Quindi ti piace no, anche. No, dipende, nel senso, posso guardare benissimo quella leggera, come invece prenderlo come momento dove va a staccare. Quindi mi è piaciuto molto anche questo ultimamente, The Lincoln Lawyer. Ok. La serie, il film anche molto bello. La serie molto, mi è piaciuta molto, adesso secondo me arriverà una terza perché finisce troppo così con la produzione, esatto, non potrà mai... Il famoso finale aperto. Troppo aperto per essere che... E quindi queste due forse sono le ultime che abbiamo visto, forse adesso mi dimentico, ma... E se ti chiedessi una canzone che invece adesso stai ascoltando, che ti capita di ascoltare spesso? Guarda, per dirti il... Adesso ultimamente ho visto da poco, ho rivisto Interstellar, sì, ho visto in una trasferta e ho cercato la non so se te lo ricordi o se hai idea del pezzo finale quando lui rivede la figlia da un sì, c'è una sonora di Hans Zimmer. Wow, anche tu come Fabian Tite fan di Hans Zimmer, quindi. Sì, io di colonne sonore in generale, perché mi piace molto abbinare la parte musicale a... Cioè non è necessariamente una cosa triste, una cosa seria, per dirti Italians, che è un vecchio film dove c'è da Scamarcio Castellitto e poi si passa a Verdone nelle seconde storie, quindi un film abbastanza leggero. C'è una scena in cui c'è un momento nel deserto di una macchina che si accende abbinata a una musica, quindi non è niente di particolare, però io, cioè, mi piace molto l'abbinamento musicale alla scena, cioè di Hans Zimmer, di Interstellar, al di là della musica, che adesso mi è capitato delle volte, certo, di ascoltarla in macchina, come mi è capitato spesso di ascoltare post serie di Vasco Rossi, ho ripreso in mano un po' tutta tutto Vasco, adesso però Hans Zimmer mi capita di sentirlo, ma perché ripenso al film, però è una mia... Sì, 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 c'è certo, follia, certo, cioè, mi rendo conto, sono un po' pazzo in questa cosa qua. Però no, ci sta. Però ascolto davvero di tutto. Adesso dirti una canzone in particolare, adesso con la bambina capita spesso che ascoltiamo le canzoni dei cartoni per tenerla tranquilla in macchina.
Beh, immagino che ve le ricantiate in macchina ore e ore. Ore e ore, poi il problema è che le cantiamo quando magari nei momenti in cui siamo in casa, cioè, le prime canzoni che vengono in mente sono quelle della bambina. Oh mamma, immagino. E invece a casa come te la cavi a fare il papà? Sei anche uno che, diciamo, apprezza cucinare, che ha questo pallino della cucina, o sei più magari di sostegno con altre faccende di casa? No, direi che no, cucinare in realtà non mi dispiace, anche perché andando via di casa a 19 anni ho dovuto per forza imparare un po', non faccio, cioè cerco di aiutarmi, nel senso che se magari appunto mia moglie sta dando da mangiare alla bambina e devo cucinare io, cucino io, capita più spesso questo che viceversa, quindi me la cavo abbastanza. Sì, cerco di dare una mano se c'è bisogno di cucinare, se c'è bisogno di stare con la bambina, dipende un po', dipende dalle volte, adesso c'è un momento che il bagnetto magari lo facevo io e mia moglie cucinava o viceversa, di modo tale che ci aiutiamo, però no, abbastanza, devo dire che mia moglie con la bambina ultimamente si occupa tanto, e la parte, diciamo, pappa la sera, quelle cose lì. Hai un piatto forte, hai una, come dire, un tuo cavallo di battaglia tra i fornelli? Il pollo al curry. Ah, il pollo al curry, beh, sì. Neanche sfruttare. Sì, vabbè, altri, anche in realtà anche io sono un grande amante di tortellini. I tortellini, quelli pane e prosciutto, mi piacciono. Meno salutare, ma buoni. Li faccio meno. Adesso ci fermiamo per qualche istante. È il momento dello sponsor. Sigillanti, schiume poliuretaniche, impermeabilizzanti, malte tecniche, rivestimenti e tanto altro. Torgler, il tuo produttore altoatesino di materiali tecnici ed innovativi da 158 anni. E parlando invece del tuo rapporto, un pochino così, con il tuo passato, sappiamo, abbiamo avuto, diciamo così, una soffiata che tu sei sempre stato sia nel mondo, diciamo, sportivo che nel mondo extra sportivo, uno che ci teneva particolarmente a vincere. Quindi questa tua passione per, insomma, portare a casa la vittoria nasce, insomma, anche da quando eri giovanissimo. Ma sei una forma di agonismo, cioè mi piace competere. Ti piace competere a tutti i livelli? Sì, a qualunque cosa in realtà, cioè, è una, nel senso, anche adesso prima ti dicevo di sciare, a me lo sciare, al di là di farmi la sciata, a me capita di vedere, non so, i ragazzi che fanno pali. Sì? A me verrebbe voglia di far pali, cioè è una forma di vivere la competizione continua. Cioè questo è grande. Non è necessariamente la vittoria, cioè io sono d'accordo, quella vittoria è una parte fondamentale di tutto. Io competo per, non so, non è necessario vincere. No, per l'amore della, cioè della competizione, mettersi in confronto. Sì, sì, mi dà un senso di adrenalina che mi piace. Io, nel senso, chiaramente voglio vincere e odio perdere. Però allo stesso tempo odio anche farmi trovare impreparato. Quindi per me il competere ad alti livelli è anche non farmi trovare impreparato. Non è necessario vincere, non si può vincere sempre. Cioè, certo. È normale che ci siano delle volte che non si può vincere, però non devo fare la figura di, diciamo, il francesismo. Con un francesismo voglio sì, sono abbastanza un competitivo, quello sicuramente sì. Non so chi ve l'abbia detto, ma è vero. Adesso, non so chi ve l'ha detto. Adesso vediamo, ti do un altro vai. Indizio. Lo stesso personaggio ci ha raccontato anche che tu in quarta elementare, allora sei chieto, questo è un grande indizio. Hai recitato, ti sei vestito nei panni non di meno che di Gesù nella Passione di Cristo. Allora, so chi è, in realtà mi aveva detto che stava cercando qualcosa su di me, mi aveva scritto, non pensavo che sarebbe arrivato a raccontarci questo, sì, dettaglio. Però è vero, abbiamo fatto una recita, lui l'ha visto che siamo qua, adesso lo dico, lui faceva a Giuda. Quindi proprio, sì, grande, sì, amico. Esatto, e niente, quindi sì, è vero, abbiamo fatto una recita in quarta elementare e ho fatto Gesù nella Passione di Cristo. Com'è andato? Bene, direi bene. No, dai, quelle cose che facevi elementare, però in realtà questo maestro che ci teneva molto, abbiamo fatto sia in quarta elementare che in quinta elementare questi spettacoli, cioè comunque tutto impara la memoria. Eh beh, insomma, perché ti piace lo sforzo. Sì, un certo sforzo, mi ricordo che era il periodo che tanto giocavo alla Juve nel settore giovanile. Era ancora la Juve in cui i capelli corti, bisognava, in realtà per fare Gesù è una passione che era, tenermi lunghi, e mi ricordo che
C'erano gli allenatori che, cioè, questo allenatore che continua a dire: ma quando è che ti tagli i capelli? Quando ti tagli i capelli, poi finita la recita subito. Sì, sì, sì. Beh, ormai avrai capito di chi si tratta. Parliamo di Tommaso Verdun, che salutiamo e che ha anche un messaggio per te. Adesso lo facciamo ascoltare in diretta. Ciao Pippo, sono Tommy. Ti ricordi quando alle medie mi facevi l'occhio e mi facevi buttare fuori dalla classe, anche quando eravamo in prima fila? Sappi che non ti ho ancora perdonato. No, non è vero, dai. Ti mando un abbraccio in bocca al lupo. Forza su Tirol. Ecco, questo era Tommaso che ci ha mandato questo vocale per raccontarci un'altra chicca di questo occhio. Ma sì, ma fondamentalmente una cavolata, perché io avevo scoperto che lui rideva se riusciva a far vibrare un po' l'occhio. Cioè, in realtà non facevo niente. Lui, adesso voi non so se l'abbiate conosciuto di persona. No, ma lui tra l'altro, non so se lo sai, ma è un amico del Sud Tirol, perché sì, più volte si è incontrato, diciamo, la sua carriera è quella... del Sud Tirol, sì, si sono state più volte intrecciate. Sì, 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 lo so. E infatti, quando ha saputo che venivo qua, mi ha parlato estremamente bene di tutto. E tra l'altro, adesso lui che non lavora più per quell'azienda lì, chi l'ha sostituito è un altro mio amico. Ah, caspita, quindi... Quindi, che è venuto qua ultimamente. No, però Tommy lo conosco a parte tutto. È il mio testimone di nozze, quindi... lo conosco da quando abbiamo 4 anni, erano tutte elementari insieme, le medie insieme, poi lui è andato a Londra e questa storia dell'occhio è vera, nel senso che io mi giravo nella stanza in classe, lo guardavo, gli facevo tremare l'occhio e lui aveva questa cosa che rideva come un pazzo ed è capitato, è vero che è capitato anche che lo buttassero fuori, ma io non c'entravo niente, cioè era una sua debolezza, io non certo, tu innocente subito, io non potevo farci niente. Oh mamma, che bello, quindi rivangare un po' questi ricordi del passato. Lui se li ricorda tutti, ha una memoria allucinante, lui si ricorda veramente tutto, però no, un grande amico. Tom. E allora, rimanendo insomma un po' nel passato, c'è stato qualche idolo che tu da ragazzino magari insomma veneravi o come ti piaceva come giocava, che poi magari ti ha spinto a scegliere questa carriera? In realtà io ho due fratelli più grandi, quindi si guardava tanto calcio in casa. Forse il mio primo vero idolo che ricordo era il periodo della Juve di Del Piero e Zidane, Del Piero diciamo pre-infortunio, me lo ricordo poco, mi ricordo dal 98 in avanti. Mi piaceva Pippo Inzaghi quando era la Juve da piccolo, tutti attaccanti in realtà, perché l'idea iniziale era quella. E poi non sono un grande, in realtà, non sono un grande guardo calcio, ma nella giusta maniera, cioè, non è difficile che possa capitare un pomeriggio di una domenica che mi guardi le partite. Lo so, diciamo, ne guardi abbastanza quando le rivedi col mister, immagino. Sì, esatto, e poi vivendolo tutti i giorni è una cosa che ho perso un po' la... Non sono mai stato un grande, diciamo, la guardo, ma non è una cosa che... Cioè, se stasera ci fosse una partita posso tranquillamente non vederla, se non è una cosa che mi... Certo. Mi deve in nessun modo... Cioè, noi già lo facciamo tutto il giorno. Ci sta staccando. Tanto, perché sennò... Già penso alle mie cose di calcio, se penso anche agli altri, guardo le partite, poi magari la partita, quella, me la guardo. Certo, però gli altri... Ma, sì, non sono uno che guarda granché calcio, quindi per tornare alla domanda, forse un idolo non l'ho mai avuto. Mi piaceva giocare a calcio, a un certo punto mi è riuscito e a posto così. Sì, non è stato una... Cioè, ti ripeto, io fino a 14 anni facevo... anche sci, e per dirti, forse il mio primo vero video era tomba. Ah, vedi, infatti. No. Quindi non era... Cioè, mi piaceva vedere le gare di tomba. E poi, vabbè, adesso vi ricordo un'altra cosa che veniva. Io da piccolo, con mio zio, il fratello di mia mamma, io mi mettevo in porta, lui calciava, facevo il portiere, uno dei miei primi video era Schmeichel, il portiere del Manchester United, quello del primo treble. Sì, sì, del primo. E quindi... Era Schmeichel, lui ancora adesso quando mi vede mi dice Schmeichel, cioè quindi è una cosa... Quindi non è mai stato un vero e proprio idolo, qualcuno, qualcosa. Mi piaceva giocare e mi è venuto e senza nessuna grande pressione. No, è andata bene. È andata bene, sì. E se ti chiedessi invece, adesso che hai avuto modo di giocare, comunque di confrontarti con tante squadre, con tanti giocatori, c'è qualche giocatore di cui hai un ricordo particolare, visto che tu comunque hai giocato anche, hai avuto modo di avere a fianco anche grandi nomi, anche di Serie A, di campioni, quindi c'è qualcuno che ti ha colpito o qualcuno di cui hai un bel ricordo? Beh, no, bei ricordi direi di tanti. Adesso farti un esempio in particolare, no, forse lo switch della mia carriera
l'assurdo delle strade, poi come si ritrovano, e la persona che forse in questo mondo mi ha in un certo senso dato una mano a crescere, oltre a Mister Venturato, che forse è stata la persona che mi ha fatto proprio fare lo switch mentale, è Manu Iori, che adesso allena con la Primavera, con cui ho giocato 4 anni a Cittadella, il mio capitano, e con lui sicuramente il rapporto, per quello che mi ha dato calcisticamente, mi ha fatto rendere conto che potevo fare questa cosa forse meglio di come la stavo facendo prima, fino a quel momento. E poi adesso le vostre strade sono rintracciate nuovamente, incredibile. Sì. Con Manu sì, e poi altri. Paletta, Monza è stato sicuramente un ragazzo che mi ha stupito per l'umiltà, per la persona, lo sento ancora. E altri, sì, ho avuto a che fare con altri nomi, ma secondo me non è tanto il nome, poi sono le persone, certo, che fanno. Ti dico Manu, sì, forse Manu è una persona che nel calcio mi ha aiutato a fare uno switch mentale che mi mancava, ecco, questo sì. È un problema. E visto la sua scelta poi di passare dall'altra parte, diciamo, scegliendo la panchina, tu, non so se ci hai già pensato, comunque hai ancora tanti anni davanti, hai già magari in mente cosa vorresti fare dopo? Ma ti racconto un'altra cosa, io e Manu abbiamo fatto il corso allenatore insieme. Ah, bene. Nel senso che giocavamo a Cittadella, c'era questo corso a Verona. Noi da Cittadella 3 volte a settimana prendevamo la macchina, una volta e una volta due, andavamo fino a Verona. Facciamo il corso e la sera tornavamo. Certo. Poi io mi sono spaccato la tibia a una settimana dall'esame e non sono riuscito mai dall'esame. Faccio anche un appello alla FIGC, perché mi hanno preso i soldi ma non mi hanno mai fatto fare l'esame. Tra l'altro ho provato a chiamarli per anni e io non ho l'esame, ho frequentato tutto ma non sono riuscito a dare l'esame per diventare allenatore, per avere il patentino UEFA B. E dico sempre che la cosa che ho capito dopo i corsi è che non avrei mai fatto allenatore. Davvero? Cioè proprio... Per quanto mi piacerebbe, so che la vivrei male per il discorso dell'agonismo, non so se sarei pronto a fare l'allenatore dei bambini, per esempio, poi mai dire mai, però avendo vissuto questo lavoro, sport, a livelli di competizione, allenare i giovani, forse non so se sarei pronto, cioè è un limite che ho, e più che altro credo che o uno proprio la sente dentro, oppure credo che sia anche una situazione, cioè andare a... Cioè qua io penso a me stesso, alla squadra, ma prevalentemente io chiaramente gli allenatori pensano a 30 teste, gestirle, saper interpretarle, saper entrare, cioè empatizzare con tutti, non è facile. E poi sicuramente io ho questa vita dei ritiri, weekend, cose, bello, bellissimo, dopo un po' non so se ce la farei per tutta la vita a non godermi un weekend con la famiglia, mondana, certo, con mia figlia, con mia moglie dal venerdì alla domenica, non so se è la vita adatta a me. Magari potrei rimanere nel mondo del calcio in altre vesti. L'allenatore non credo, per quanto poi alcune volte in campo mi rendo conto che mi piace, però se metto tutto sul piatto della bilancia, dico no, una volta smesso cercherò altre strade. Rimanendo in ambito sportivo, io so che tu hai tanti idoli, diciamo così, anche extracalcistici, come possono essere Julio Velasco, Michael Jordan. So che insomma sei abbastanza appassionato. Sì. Non sono. Sì, cioè, ti piace, insomma, sì. Comunque. C'è una frase o un motto che, diciamo, un po' il tuo mantra, o che hai fatto tuo, che ti ha accompagnato in questi anni? Beh, allora c'è quella di Michael Jordan quando l'ingresso in Hall of Fame, quando dice che i limiti come le illusioni, adesso non me la ricordo in questo momento, ma ce l'ho come descrizione su Instagram, non mi ricordo esattamente com'è, che sono, mi sembra, i limiti come le illusioni. Beh, la citiamo così come te la ricordi, dopo non è che... No, aspetta, scusa. No, ma cioè, stai scherzando, siamo qua apposta, figurati. Allora, siamo qua, esatto. Eccole qua, scusami. I limiti come le paure spesso sono solo un'illusione. E questo è un po' è fatto tuo. Sì, perché è vero. Nel senso che, cioè, il limite è una cosa che noi non sono un grande, diciamo, mi piace la frase, ma non è che sono uno che vive molto di queste cose. Io credo che poi anche prima delle partite, cioè, ho un mio rituale, io entro nel mio mondo, ma credo che ognuno abbia poi il suo, non sono certo. Un grande... Mi piace questa frase perché trovo sia vera, cioè ognuno si mette dei limiti, delle paure,
però poi magari basta poco per superarle, quindi è vero che sono un'illusione, cioè è un limite che ti metti adesso. Da solo. E poi una fase che mi è sempre piaciuta è quella di Velasco, che quando parla dei suoi schiacciatori, che dice che gli schiacciatori quando schiacciano e sbagliano guardano l'alzatore e dicono meglio. Allora l'alzatore si gira verso il ricevitore, cioè dovevi riceverla, cioè se me la davi meglio io l'alzavo meglio. E poi dice al ricevitore, non potendo dire agli altri là, battila meglio, se no io l'alzo male. E lui dice, io vorrei un alzatore che alza la palla più brutta bene, uno schiacciatore che alza... Cioè, è vero però, noi, è vero, è vero. Una, noi viviamo di giustificazioni, di l'ho passata male, e sì, per me è arrivata male. E invece Velasco dice, no, va giusto, dice, trovami una soluzione, ma se no il problema l'ho già visto che ci può essere. Se certo. Trovi una soluzione... diverso, questo è vero, cioè nel senso l'ho fatto abbastanza bene anche questo. Bella, bellissima, bellissima frase. E visto che hai nominato un po' il rituale pre-partita, c'è un tuo rito? C'è una scaramanzia? Sì, ma cioè, non si può dire, non si può dire. Neanche ci dai un indizio, cosa coinvolge? Tante, purtroppo. Puoi dircene una piccola, dai. Ma so, ragazzi, mi metto sempre poi il parastinco sinistro e il destro. Ah, ok, perfetto. Perché non c'è motivo mai. No, va bene, noi bastava sapere. Metto sempre il sinistro e il destro. Perfetto, dai. Io direi, Filippo, che siamo ormai arrivati al momento dei saluti. Noi ti ringraziamo davvero di cuore per essere stato con noi, per la tua disponibilità, per la tua simpatia, e ti auguriamo naturalmente un grande in bocca al lupo per il resto della stagione. Crepi il lupo e ringrazio io te per la chiacchierata.